voglio dirti una cosa, mi metto in posa, bacia il mio culetto rosa. Ciao da Dober, e rispondo a delle domande di Luca Dorer Anziani. Cosa ne penso del rap italiano in Italia? Dunque, innanzitutto copiano e copiano tra l'altro male. Questo in primis. Penso più che altro sia il pubblico che è pigro all'ascolto. E loro se ne approfittano. Perché pigro, quando tu vai in macchina, accendi la radio e c'è la canzone. Quando tu vai in palestra, c'è ancora quella canzone. Vai al supermercato e ti ritrovi la stessa canzone. Accendi la TV e c'è quella canzone, sei bersagliato. Quindi uno, due, tre, alla fine la canticchi. Io no, sono brava. Però alla fine la maggior parte della gente la canticchia. Perché comunque loro puntano più che altro a una cosa rapida, quindi deve essere una canzone di musica leggera, e il rap ha invece dei testi molto importanti che al primo ascolto tu non puoi comprendere appieno, a meno che tu non scrivi rap o comunque conosci, segui l'artista, o comunque, cioè, devi fare diversi ascolti, perché comunque un testo rap fatto bene, devi comunque riconoscere, saper ascoltare, capire. Nel testo ci sono varie significati, varie connessioni, collegamenti, riferimenti, e che devi comunque saper bene ascoltare e apprezzare un testo rap che non è di musica leggera. E nel mainstream rap purtroppo ci sono molto spesso queste, infatti io, cioè, solitamente ascolto canzoni di ascolto sempre comunque le canzoni quelle un po' di nicchia di un album, riesco ad apprezzare più che quelle così, che le hit, chiamiamole hit, di cosa che ti colpiscono le orecchie sempre. Sei il mio amicetto. Ebbene sì, Dober Girl non ha Doberman, come pensavate, ma sono piena di micetti. E quindi loro preferiscono, prediligono appunto così, far passare queste canzonette, perché appunto non sono impegnative. Però il rap è impegnativo, ragazzi. Quindi lì subentra... Cosa vuole fare un artista? Vuoi fare i soldi? Cioè, come nasce una canzone? Ascolti un beat e ti suggerisce delle diverse immagini, quindi tu scrivi. O comunque l'esigenza, la necessità, il bisogno di scrivere nasce perché vuoi comunque condividere un pensiero con gli altri, vuoi parlarne, vuoi che arrivi, vuoi mandare un messaggio. Che messaggio vuoi mandare? Voglio riempirmi le tasche di soldi, anche perché io quando facevo recitazione, già all'epoca mi dava il cazzo andare in scena e dalla mia bocca far uscire parole comunque scritte da altri, perché tu non sai per quale motivo le ha scritte. E cioè, fa strano, nel senso, io se per esempio scrivo nella mia cameretta o in giro, perché alle volte quando ti coglie l'ispirazione io scrivo sul telefono, può capitare ovunque, insomma, in qualunque momento, quando ti piglia, bam. E quindi dal momento che tu scrivi, che poi comunque la prepari, la strutturi, la porti in studio, la registri, la porti davanti al tuo pubblico, sono cazzo delle emozioni pazzesche. Che cazzo di emozioni hai a stare lì e a muovere la bocca, perché molti lo fanno in playback, su della roba che non è tua? Cioè, non ha senso questo. Però in Italia la gente pigra, non va molto a ricercare le cose, quindi gli si fa andare bene quello che gli danno. Ma all'estero non è così. All'estero, anche se magari non passi in radio, non passi in televisione,
e comunque la tua musica merita, quando ti ascoltano live si fomentano, ti fanno i complimenti, si incuriosiscono, cominciano a seguirti. Qui non è così, anche perché comunque la canzone ha successo e quindi tutti ne parlano e tutti la fanno girare, insomma. Ma, cioè, detto tra noi, se tu fai la canzone perché devi, mi è successo la hit, non va bene. Perché comunque dal momento che tu scrivi un testo per un determinato motivo, che non è quello, ma un motivo vero e sincero che viene dal cuore, comunque una cosa tua intima, quando scrivi parli della tua esperienza di vita, di quello che tu pensi, di quello che hai attorno. E quindi poi se la cosa è fatta bene, automaticamente è successo. Invece loro ti danno una cosa, ancora prima che deve essere conosciuta la gente, già te la spacciano per successo. Quindi questo è quello che penso del rap in Italia. E quello che facciamo qua, l'Italia è piccola così, resta qua. Io ho provato anche a far sentire un po' di roba italiana all'estero, ma suona vecchio. Suona vecchio perché comunque fondamentalmente i testi li scrivono sempre la solita gente a tutti quanti, specialmente nel pop, ma anche nel rap è così. Quindi per questo le canzoni si somigliano tutte e suonano vecchio. Quindi non va bene. E poi tra l'altro, vabbè, ne ho parlato di questo anche in una cosa, in un mio video, un dover pensiero, 15 minuti, quindi qui vi faccio un po'. Anche perché l'ho fatto un anno fa, ma le cose non cambiano e peggiorano, quindi. So you know what? My music is not rap, it's a trap. Your music is not rap, it's crap. There is a people that wanna change rap. Me, I'm gonna save it. Luca mi ha fatto anche una lista di rapper e lui vuole sapere cosa ne penso. E adesso mi trovo a Roma, quindi userò questa modalità di... Dove ho messo il telefono? Questa modalità di votazione. Iniziamo la lista, oh my gosh. Allora, il primo è Izzy. Casa dura. Allora, faccio prima dire chi mi piace. Ok. Sfere Basta. Amy Schilla. Gali. Qualcuno su ce l'abbiamo. Ma se io invece di fare così faccio tipo così, così ok, così invece a casa. Più figo, ok. Amy Schilla ultimamente ha fatto delle cose che quindi caso. Marrakesh. Tutti via. Fabri Fibra. Vediamo un po' come posso votare dopo il prossimo album, no? Indecision. E vabbè, Indecision. Vediamo un po' il prossimo. Noize. Bella Noize. Ensi. Nitro. Casa, pure te. Prossimo. Non lo conosco. L'ho sentito nominare ma non lo conosco, perché sei stata comunque fuori dall'Italia da un po' di anni. Guarda, facciamo una cosa, vedo un attimo al volo su internet, Fedez, vediamo chi viene fuori. Ah, sì, lo conosco, cioè l'ho visto, ok. E lui è tipo il tatuatore di Jax, no? Dai Luca, parliamo di cose serie. Vediamo il prossimo della lista, chi è? Baby Key. Ti ho detto parliamo di rap, dai. Next one, Rancore. Che non decision. So alcune cose che con altre. I don't know. Prossimo.
Cosa ne penso di guerra. Se ne fa pure lui. Tremenda sta Dober. Cosa ne penso di Dober Girl? Secondo voi? Questo ormai si spende. So, next one, the march. Salmo va bene, dai. Salmo. Nitro. Sono molti che se ne vanno. Cosa ne penso di Luca Dario Ranziani Channel? Absolutely yes, bro. Yeah. Ok, finita questa lista. In realtà ce ne sono anche altri, ma so più, no. Ma io non voglio essere cattiva, anche se ho il gatto come cattivo. Aspetta, che... solo faccio così l'intervista. Come ogni cattivo che si rispetta. Eccolo. Un gioco. Comunque è questa la situazione. Cosa devo dire? Che cioè, ho detto tutto nel dissing. Ne sto anche preparando un altro, però quella è un'altra storia. Tra un po'. Sì, perché avevo risparmiato qualcuno, ma alla fine non se lo meritava, quindi. E, il mio dissing tra barra pissing Pussy Inc. L'ho fatto proprio perché sto un po'. Vabbè, io sono una burlona, poi un po' provocatoria, ma soprattutto per non diciamo scuotere, perché in questi giorni. Ci sono state anche troppe scosse. E comunque è così per rianimare un po' questi rapper che oramai sono più presi da altro e da quello che ruota intorno al rap, che è il rap vero di per sé. Quindi l'ho fatto un po', ho dato un po' questi due schiaffetti così per, così, spero, insomma. Sì, sta prendendo un po' una piega strana, nel senso è arrivato a livello proprio in questi anni, boom, c'è stata questa esplosione. Però adesso sta diventando qualcos'altro e si sta allontanando dal rap. That's the truth. E in Italia manca una rapper italiana, quindi per questo sono tornata in Italia. Che ragazza modesta. No, vabbè, dai, io faccio il mio, do il massimo e voglio migliorarmi. E per adesso mi piglia bene, perché comunque, vabbè, io ho iniziato a ascoltare la musica quando ero molto piccola, ascoltavo, ballavo, cantavo, ero coinvolta. Poi dopo è successo che a 12 anni ho iniziato a ascoltare musica rock, in particolare i Red Hot Chili Peppers, e, tra l'altro poi vi faccio vedere delle cose. E anche lì, anche se avevo 12 anni, comunque apprezzavo un botto la roba, i primi album, che erano anche un po' molto funk. Poi dopo hanno fatto scelte musicali che non mi hanno entusiasmato, un attimo mi salvo con questa frase qua, e quindi... Ho iniziato ad ascoltare, vabbè, altre musica, altri artisti, ragni anni 80, poi in particolare Faith No More, e poi sono andata a finire nel black metal, proprio heavy shit. E poi mi sono un po' annoiata perché ho fatto, cioè sono andata a troppi festival, roba, serate, e comunque ne ho preso troppo di rock. E poi mi aveva un po' stufato, perché comunque le cose più fighe erano le cose degli anni 80 che ho ascoltato mille volte, quindi sinceramente basta. E, anche perché gli ultimi progetti di queste band così che stimo non mi hanno fatto impazzire più di tanto, quindi... Poi mi è arrivata sta canzone rap italiana, che io la musica italiana non ho mai ascoltata. E lì apriti... Cioè, proprio wow, che figata. Mi sono sentita come quando avevo 12 anni che mi aveva proprio presa tanto dalla musica. Poi, tra l'altro, io quando ero piccina ascoltavo... Cioè, non andavo a scuola perché dovevo vedere in diretta gli MTV Music Awards dall'America. Cioè, il mio televisore a 12 anni, ogni canale era sintonizzato su MTV. Perché...
prima giravano tantissimo i video di tutti i generi, italiani, esteri, quindi cioè proprio il 2002 è stato l'anno proprio love, music love. Vabbè, ho fatto i primi tributi, prima vabbè, mi esibivo anche nelle discoteche e ai compleanni VIP, anche nelle piazze, ho fatto delle manifestazioni, però comunque, cioè, la roba pop a me non... no. Quindi poi ho messo su dei tributi di band rock e poi ho messo il mio la mia band di roba inedita e poi dopo ho iniziato a scrivere rap l'anno scorso, ho detto chissà, perché mi piaceva. Infatti ho iniziato a scrivere in inglese i primi testi ed erano fighi. Poi ho detto proviamo anche in italiano, è venuto bene. E più lo faccio, più mi rendo conto che ho, cioè, sono sempre stata una rappettara in fondo. Anche perché comunque, se ci pensi, Red Hot Chili Peppers e Faith No More hanno avuto sempre questa cosa, sorta di crossover. E quindi infatti non è stato molto difficile cambiare da rock a rap per me. E tra l'altro mi hanno sempre detto che parlo tutta veloce così, quindi sin da piccina mi dicevano parla più piano che parli troppo veloce. Quindi poi vabbè, facevo skateboard da piccina, poi invece quando andavo a fare moda e c'erano diverse categorie in questo programma e c'era anche il ballo e io tra una cosa e l'altra e così andavo in mezzo ai breaker, ai b-boy e mi piaceva molto la breakdance, vederla, poi parlando e osservando, ho fatto anche io qualche mossa, così l'ho imparata. E poi vabbè, graffiti li faccio, ho sempre fatti nelle mie camere, non sono in camera mia, perché ho cambiato diverse case, quindi ho sempre fatto disegni, graffiti, scritte per colorare, animare un po' così le pareti. E quindi sì, dai. Poi, a dirla tutta, quando ero piccola giocavo molto a GTA e mi ricordo Los Santos, il Sant'Andreas, c'erano tutte canzoni fighissime che mi ascoltavo sempre, quindi ho iniziato così forse a ascoltare il rap hip hop con GTA. E niente, quindi così. Ho tante cose in mente, tanti progetti, però vanno fatti ognuno piano piano, step by step, perché alcuni sono progetti molto particolari e quindi richiede un po' di tempo, perché bisogna farli fatti bene e non sono cose molto... sono progettoni, quindi al momento sono in stand by. E ho parlato un po' di me, ho parlato un po' di quello che penso e... affinché ciao. Adesso magari ti faccio vedere un po' la mia cameretta. Comunque la devono smettere di fare tutti questi testi che parlano c'è la macchina più figa, c'è la figa più figa, sono pieno di soldi, droga, questa cosa qua. Perché il rap è nato appunto perché conscious rap parlava di problemi, era una valvola di sfogo, di così, di protesta. Adesso è diventato la canzone che devi fare in modo che gira quanto più possibile nei club, oppure la canzone che quando la gente è così sta con gli amici o fuma, che ci sta anche, però il rap deve anche molto parlare, se no fai musica leggera, non chiamarlo rap, cioè tu fai musica leggera con impostazione un po' così era. Bella Luca, ti saluto. Jobby.